Salve a tutti. Anch'io concordo sostanzialmente con l'impostazione di Dario, cioè preso atto di un pregiudizio, diciamo, in qualche modo che persiste sulla fantascienza. In realtà però qualcosa si sta muovendo, anche e soprattutto per il successo che stanno avendo autori italiani in un genere simile, o perlomeno in un genere collaterale alla fantascienza, cioè il fantasy. Quindi gli autori italiani vendono il fantasy senza alcun problema, non hanno bisogno di giustificare la loro origine. E quindi ecco, credo che con l'interesse dei nuovi media, ma anche dei media tradizionali, qualche cosa si stia muovendo e la percezione del valore legata a un'opera non sia strettamente congiunta all'origine diciamo, geografica dell'autore, anche perché sono cadute molte delle barriere per cui nuove generazioni di scrittori hanno potenzialmente studiato all'estero, hanno accesso a testi in inglese, leggono in inglese, sono cresciuti con le stesse opportunità di chi magari è anglosassone o statunitense. Quindi credo che il futuro sia migliore di quanto possiamo immaginare in questo momento. Anche nel mio caso, ovviamente, il cambiamento è stato profondissimo di varia natura. Io per circa 8 anni ho scritto in totale isolazionismo, senza avere contatti con nessuno, e la prima lettera che mi è arrivata dalla redazione addirittura era in formato cartaceo e recitava appunto: lei non ha vinto, però forse le farà piacere sapere che è risultato tra i finalisti. Questo avveniva nel 2004. E allora questo, ovviamente, come ho detto Dario, mi dà benzina per continuare a scrivere. Nel 2009 invece è arrivata la telefonata da parte di Altieri e Giuseppe Lippi, che dicevano che ho vinto il premio Urania. Da allora in poi la mia vita è profondamente cambiata, perché poi per percorsi personali ho lasciato un lavoro in una multinazionale e ho deciso di intraprendere la carriera di scrittore. Tutto quello che consiglio è male. E ho incontrato amici sulla stessa, diciamo, strada, e quindi poi collaboro attualmente con una piccola casa editrice di cui dopo vi parlerò più nel dettaglio. E quindi ho trasformato completamente sulla linea di questo piccolo successo, che però è estremamente profondo e significativo e incide anche sulla consapevolezza di sé, soprattutto sul fatto che hai delle risposte da un mercato che spesso non ha il tempo di seguirti, non ha il tempo di risponderti. Invece questo, il Premio Urania ogni anno dà una risposta a qualcuno, e questo è un fatto veramente prezioso, il fatto che in Italia manca, ci sarebbe bisogno di molti più premi, non nel senso di molti più premi per dare visibilità a più persone, ma molte più risposte a quegli autori che cercano una valutazione da degli editor che riescono in qualche modo a veicolare la qualità di quello che poi arriva nelle librerie. Ecco. Per quanto riguarda Idol, io sono partito dal finale. L'idea era quella di ribaltare il concetto di androide che morisse e invece di farlo in qualche modo suicidare. E oltretutto ribaltavo anche il concetto di androide utilizzato per scopi militari, lo utilizzo in una forma un po' particolare perché questi androidi vengono impiegati per scopi sessuali. Il punto fondamentale è stato quello dell'ambientazione, perché ambientare uno scenario di questo tipo in Italia mi sembrava azzardato. E quindi sono andato a cercare un paese che avesse una storia di grandi esperimenti di massa. Tipicamente l'ho trovato in Russia e sono stato lì per un po' di tempo e ho studiato un po' l'ambientazione, i personaggi, cercando di calare questa vicenda familiare che poi si snoda attraverso dei colpi di scena, e implementare questa idea di prostituzione attraverso dei fetici meccanici. Diciamo, un po' la sofisticazione del Lidl era molto avanzata, per cui parliamo di similitudine, penso che è perfetta. E per quanto attiene invece più generalmente alla scrittura, io
molto 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 tempo alla ricerca, e quindi prima di trovare un tema studio per alcuni mesi, costruisco pile e pile di riferimenti, parto poi da un file d'appoggio di alcune centinaia di pagine per poi arrivare alla stesura di una trama. Io mi considero un tramista, nel senso che per me è il backbone, la brossatura del libro deve svilupparsi attraverso gli snodi fondamentali. Da lì poi vado a rimpolpare la storia con i singoli capitoli, la creazione delle scene, e poi faccio frullare tutto attraverso una serie di visioni che hanno vari tecnicismi, quindi per quanto riguarda la scorrevolezza del testo, poi la coerenza interna dei personaggi, diciamo il tema importante se si deve sviluppare, quindi è un impegno abbastanza complicato che porta avanti full time, quindi non ho pause, non ho soste, nel tempo in cui non scrivo studio, il tempo in cui cerco di riempire tutti, perché effettivamente è molto difficile poi arrivare a costruire dei romanzi in tempi brevi, quindi cerco di avere un ritmo abbastanza sostenuto e sono diciamo arrivato quasi al quinto, con grandi difficoltà, perché poi alla fine c'è anche la vita e tutto quanto il resto. Però credo che l'utilizzo di una metodologia che poi si va sviluppando nel corso dei vari romanzi che uno scrive sia importante, perché ormai un autore non può più permettersi di, non dico divagare, però se sei un autore in qualche modo emergente, in qualche modo non puoi avere l'autorevolezza di imporre un testo di 600 pagine, devi essere in qualche modo sintetico, quindi è importante riuscire a trasmettere un messaggio nel minor numero di pagine possibile, non che questo debba poi sentire in termini di così, estrema sintesi e mancanza di profondità. Però è un dato che perlomeno io, che partivo da un testo fiume di 500 pagine, adesso sono arrivato ad asciugarlo, e quindi la misura corretta secondo me è quella delle 250-350 lettere, che poi è lo standard di mercato in questo momento. Tutto qua. Mi do la zappa sui piedi così. No, io scrivendo un genere di fantascienza molto soft, a volte vengo anche accusato di non scrivere fantascienza, quindi non mi trovo in grossissime difficoltà a ibridare il mio stesso genere con elementi più fantastici, elementi più blandi dal punto di vista della trasmissione di informazioni tecniche strettamente scientifiche. E, per quanto riguarda i giovani, infatti, credo però poi che avendo io dei temi che sono a volte un pochino complessi, un pochino anche vietati ai minori, diciamo. Credo che il mio target di riferimento non sia né giovane né vecchio, ma sia un lettore. Credo poi che il problema, se dobbiamo stare a vedere in quale fascia, quant'è l'età, non me lo pongo molto. Credo nella bontà della storia, quindi se è una storia bella, poi quello mi preme di più che andare a vedere a chi lo devo vendere. Certo, è un elemento commerciale che va preso in considerazione, però ad esempio molta della letteratura di Young Adult, come viene detto oggi, o del dark fantasy, è talmente ibridato che può essere letto a vari livelli, e quindi non lo vedo per me un problema che grava sulla mia scrittura così fortemente. E qui credo che Grazie a tutti.